L'iniziativa forse più conosciuta del Banco Alimentare è la colletta che avviene una volta l'anno, ma tutto l'anno il Banco lavora per procurare cibo a chi ne ha bisogno, lavora anche con la grande distribuzione tutto l'anno. Tra i vari progetti ce n'è uno che si chiama Spesa per Tutti, finanziato anche dalla Regione Toscana con 150.000 euro, in cui raccogliete tre prodotti base non deperibili, fagioli, ceci e olio in questo caso, e poi li distribuite. Come funziona? Ma è uno dei tanti progetti che mettiamo in piedi e ci fa piacere che ci siano altri partner, sia del profit ma anche la pubblica amministrazione. Regione Toscana mette a disposizione queste risorse, 150.000 euro, che noi investiamo in olio, legumi e tonno, comprandoli dalla grande distribuzione, Unicoop, Conad e Esselunga, che ovviamente mettono la loro parte per farci i migliori prezzi sul mercato, al quale quest'anno hanno aggiunto anche un ulteriore 10% di sconto, proprio per aumentare la quantità dei pacchi possibili da distribuire. Infatti quest'anno ne distribuiremo 19.200 circa. È un progetto molto bello, ci piace perché dà un aiuto in più rispetto, appunto, come si diceva prima, al tutto il lavoro che il Banco Alimentare e anche Caritas fanno durante l'anno per cercare di aiutare sul fronte alimentare le persone indigenti. Chi è che si rivolge ai vostri centri di ascolto? Come è cambiato il profilo dell'utenza negli anni? Dopo il 2008, dove c'è stata la crisi forte, quindi molte delle situazioni familiari che noi incontriamo, c'è una perdita del lavoro che è la base, che, oppure un lavoro non stabile. Questo comporta il fatto come un effetto domino sulla situazione delle famiglie. Quindi c'è tutto il problema legato all'abitazione, all'abitare, è uno dei problemi più grossi che noi abbiamo, perché siamo di fronte a tantissimi sfratti in corso, per famiglie che non ce la fanno a pagare gli affitti, le utenze, quindi al mantenimento della casa. Questo poi comporta il fatto, come ho detto prima, all'interno di queste famiglie ci sono minori che presentano anche povertà educative importanti, perché non hanno le stesse opportunità che hanno gli altri.